dedicato la persona alla quale noi dedichiamo questa giornata, oggi ancora il 12 anniversario della scomparsa di Paolo Poli. Paolo Poli è stato un patriota italiano e europeo, è stata la persona che ci ha insegnato di più a amare la nostra terra, è stato per noi un po' straordinario, per andare a pochi giorni, un po' di mesi, lo abbiamo fatto e lo vogliamo aggiungere oggi. Prima cosa dobbiamo tornare a impossessarci della
reali dell'Unione Europea e dobbiamo riportarla a qualcosa di grande, perché vedete, se l'approdo di migliaia di anni di storia europea, di milioni di libri scritti, di migliaia di battaglie, di tutte le cattedrali che sono state costruite e protette è la Commissione Europea di Juncker, insomma, allora non è scudo che provenisse farsi invadere dai Mori o dai Uni. Non abbiamo lottato per questo, lo dico scherzando, ma non abbiamo lottato per questo. Voglio dire, anche a rispetto agli interventi che ho sentito dire, che ho sentito fare stamattina anche in immagine, ho sentito gli interventi delle celebrazioni, lo voglio dire a Ignore, lo voglio dire a Junquera, a Merkel, l'Europa non siete voi. L'Europa non è l'Unione Europea, come se quelli che per esempio non stanno nell'Unione Europea non fossero l'Europa. L'Europa esisteva ben prima dell'Unione Europea, esisterà dopo l'Unione Europea, esiste anche oggi, spesso, nonostante l'Unione Europea, perché i confini dell'Europa vanno oltre quelli dell'Unione Europea, perché l'identità dell'Europa va molto oltre i trattati, le direttive, la burocrazia e tutte le raccomandazioni che questi si possono inventare. È una cosa molto più grande e molto più ampia. E noi esattamente di questo vogliamo parlare stamattina. Noi stamattina raccontiamo, io dico la mattinata delle due parti, la prima parte della mattinata vogliamo raccontare questo, l'Europa gradita, l'Europa dimenticata, l'Europa che non è, e quella che potrebbe essere. Facciamo con l'ausilio di alcune personalità molto importanti che io ringrazio davvero per essere stamattina, che avranno più o meno 10 minuti tempo a disposizione ciascuno per raccontarci uno specifico punto di vista sul tema dell'Europa. Però noi volevamo stamattina raccontare anche che si può fare parte di un'organizzazione di Stati europei anche senza consegnare la nostra sovranità ai tecnocrati e ai banchieri. Stamattina noi siamo qui per presentare il nostro manifesto per i popoli europei. È una per l'Europa dei popoli, che è una proposta in 7 punti con la quale noi vogliamo invertire la rotta, riconsegnare la sovranità nelle mani del popolo. Sono 7 punti che spero di riuscire a sviluppare poi in intervento di Giura, se non andiamo troppo lunghi, dei quali ora vi dico solamente i titoli, però sono le questioni sulle quali vogliamo interrogare i nostri interlocutori, soprattutto ovviamente quelli politici. Primo, l'Unione Europea per noi è un'esperienza finita, deve essere chiusa e si deve fondare un nuovo percorso comune che sia una confederazione di nazioni libere e sovrane. Secondo, noi vogliamo una norma che dica nella nostra Costituzione che c'è una riserva di sovranità. Vogliamo che la Costituzione italiana venga presa gerarchicamente superiore ai trattati europei. Vogliamo che quando l'Europa porta avanti delle norme che vanno contro i diritti dei nostri cittadini, la Costituzione italiana renda quelle norme incostituzionali, perché se noi avessimo avuto una norma di questo tipo nella nostra Costituzione, le leggi come la direttiva Bolkestein, come le leggi contro i nostri pescatori, i nostri agricoltori, i nostri lavoratori, non si sarebbero potute fare perché sarebbero state incostituzionali. Terzo, l'euro è una moneta fallita, l'euro è una moneta che ha fatto male alla nostra economia, non va affrontata dal punto di vista ideologico, bisogna guardare i dati e siccome l'euro è una moneta destinata a implodere, noi vogliamo governare questo processo, perché l'alternativa a governare questo processo è subirlo e quando lo subiremo lo scioglimento dell'euro ci porterà dietro morti, feriti e milioni di poveri, non vogliamo aspettare che accada. Quarto, noi diciamo no alla globalizzazione incontrollata, vogliamo protezionismo, io la chiamo civiltà, vogliamo difendere i nostri prodotti, il nostro lavoro, il nostro in Italy, vogliamo dire basta alle delocalizzazioni e vogliamo dire basta all'importazione senza regole di prodotti che arrivano da nazioni che non rispettano i diritti dei lavoratori, le norme sulla sicurezza, le norme sulla ambiente. Perché la globalizzazione incontrollata conviene solo al grande capitale. Quindi, vogliamo dire basta all'immigrazione incontrollata. Noi non vogliamo parlare più di dove si accolgono gli immigrati. Noi vogliamo parlare di come gli si impedisce di sbarcare. Noi vogliamo un blocco navale al largo delle coste della Libia con una missione europea e con la
rispettando le regole, chi è entrato lavorando, chi è entrato, chi è stato lavorato, chi ha lavorato in Italia, chi ha pagato le tasse, chi parla la nostra lingua, chi rispetta la nostra cultura, le nostre tradizioni, oggi per primo rivendica di vedersi riconosciuto quel lavoro rispetto a chi è entrato illegalmente senza rispettare le regole. Settimo, noi diciamo no al processo forzato di islamizzazione dell'Europa. Noi siamo fieri delle nostre radici greche, romane e cristiane, non ce le vergogniamo, non staremo a guardare mentre si cerca di portare avanti l'invasione strisciante di milioni di persone che puntano a trasformare l'Europa in qualcosa di diverso da quello che è, ma diciamo anche basta l'ideologia mondialista, tutti uguali, tutti omologati, tutti con gli stessi gusti, tutti consumatori dello stesso prodotto, perché questo anche non è solo grande internazionale. Noi abbiamo raccolto, questi si sente tutti, ho raccontato molto velocemente, perché se ci fosse tempo alla fine vi riprenderò la parola e vi spiegherò ancora meglio. Su questo interroghiamo le persone che sono qui oggi, sono raccolte dalla seconda parte, c'è una data cosa con gli attori di quello che noi ovviamente definiamo centro-destra, anche se sono poi magari un po' superata dalla politica, per capire se c'è un comune denominatore su questi temi, su cosa si può costruire un programma di governo. La sovranità italiana la possiamo restituire solo noi. Non lo possono fare i servi del PD, perché li abbiamo visti alla guerra, adesso sono tutti comunisti, benissimo. Renzi adesso fa quasi tenerezza, prima imparava a memoria il discorso di Obama, promesse sarà la memoria di Trump. Perché loro la campagna elettorale la fanno dalla parte del popolo, poi quando governano lo fanno dalla parte dei poteri forti, siccome gli italiani lo fanno, non si faranno fregare un'altra volta. Ma purtroppo è poco convincente anche la mia carina, perché anche questo libertolo che abbiamo visto girare questi giorni su Europa purtroppo non c'è scritto assolutamente nulla. Si dimostra solamente come vindarci e poco coraggio nel prendere delle decisioni. Cosa possiamo fare noi? Il centro-destra di restituire una sovranità agli italiani, ma bisogna intendersi su un programma comune, perché la buona notizia è che noi possiamo vincere le prossime elezioni, ma dobbiamo vincere con un programma chiaro, coraggioso, forte, perché io non voglio solo vincere, io voglio ben governare e per ben governare noi dobbiamo sapere bene, con chiarezza, che cosa andiamo a fare. Questo è, diciamo, le ragioni chiudo di questa nostra iniziativa questa mattina. Io ringrazio ancora a tutti e spero sia anche per voi una mattinata illuminante per rompere quella fake news, quelle notizie false che c'erano sul nostro mondo, secondo le quali noi siamo nemici di tutto e non abbiamo idee. Noi abbiamo tantissime idee, siamo nemici di un po' di gente, ma siamo sicuramente dalla parte del popolo italiano. Grazie per la nel senso che nelle confederazioni gli stati nazionali mantengono la propria sovranità. Noi abbiamo proceduto da Roma, ma prima ancora da Parigi, per a pezzi. Oggi mettiamo insieme questo, oggi mettiamo insieme quello, oggi abbiamo attaccato pezzi alla cieca, Frankenstein dell'organizzazione. Quindi, per paradosso, noi abbiamo la moneta unica, abbiamo un'unica moneta, ma ogni Stato governa, cioè risponde al proprio debito, quindi il costo del lavoro ti cambia da una nazione all'altra. Noi abbiamo il mercato comune, ma tutti hanno i loro sistemi di fiscalità, per cui per esempio la Fiat prende e sposta la sede fiscale, la sede locale, dall'Italia all'Olanda o alla Gran Bretagna perché gli conviene. Noi produciamo tutti la zucchina lunga uguale, però se la Libia mi vuole bombardare, se la Francia mi vuole bombardare la Libia perché gli dà fastidio che la Libia abbia un rapporto privilegiato con l'Italia in tema energetico, lo può fare. Dico, scusate, facciamo che io mi produco la zucchina lunga quanto mi pare a me e magari si fa insieme la politica estera. Il tema è, noi vogliamo una confederazione di nazioni sovrane nelle quali la sovranità è in capo al popolo e magari si condividono alcune grandi questioni, la politica estera, la sicurezza. Per carità, il mercato comune, anche qui dicono che noi vogliamo fare i protezionisti, gli autarchici, dovete avere paura. Io non sono contro il libero mercato. Io non sono contro il libero mercato, ma il libero mercato funziona tra nazioni e tra realtà, tra economie che rispettano le stesse regole. Io non posso mai essere competitivo nel mercato comune, nel libero mercato con la Cina, con il Nord Africa. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, tutti a indignarsi per la morte della povera bracciante ad Andria, morta bracciante agricola, morta di fatica, no? Caporalato, sono state arrestate 6 persone. Però signori,
tra le sei persone che sono state arrestate manca uno dei responsabili, e uno dei responsabili sono quelli che hanno consentito che il prezzo dei prodotti agricoli scendesse come è sceso, perché è ovvio che se tu ti metti a fare il libero mercato dei prodotti agricoli con il Nord Africa, a un certo punto devi decidere se paghi i tuoi braccianti agricoli come in Nord Africa o se chiudi e vai a aprire in Nord Africa. È abbastanza semplice, abbastanza semplice. Quindi quelli che andrebbero denunciati per caporalato sono quelli che ci governano in Italia e in Europa, ancor prima di quelli che effettivamente vengono denunciati, perché i primi caporali sono loro. Noi vogliamo porre questioni di civiltà, ecco, le chiamiamo questioni di civiltà. Anche l'euro non è una questione, l'ho detto prima, lo ripeto, e giuro che vado alla conclusione perché ho promesso che non sarei stata lunga. Anche l'euro non è una questione ideologica. Le monete sono uno strumento al servizio dei popoli. Il tema vero è che oggi i popoli sono diventati uno strumento al servizio della moneta. È questa la questione che a me proprio non torna. Io non penso che noi dobbiamo avere paura di parlare liberamente e chiederci liberamente se questa moneta ha rafforzato la nostra economia o l'ha indebolita, perché tutti i dati empirici dicono che l'ha indebolita. È un dato di fatto, può piacere o non può piacere, ma è un dato di fatto, e fare finta che il problema non ci sia vuol dire rischiare che questo problema ancora di più moltiplichi povertà e ancora di più porti drammi per il nostro futuro. Noi non dobbiamo avere paura di tutte le opzioni in campo, comprese quelle del ritorno alla moneta nazionale. Noi con la nostra moneta nazionale siamo diventati una delle principali potenze mondiali, la prima economia manifatturiera d'Europa. Facciamo che forse deve avere più paura del ritorno alle monete nazionali la Germania, che dovrebbe una volta tanto competere senza un mercato dopato da una moneta tarata sul suo interesse. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo studiare, approfondire, valutare e scegliere per il bene del nostro popolo. Questo vogliamo fare, noi facciamo politica per questo, per rappresentare e difendere i bisogni del nostro popolo, esattamente per questo. Diciamo anche, perché è un altro punto sul quale torno e poi ci chiudono, noi vogliamo difendere, e pure su questo saremo molto politicamente scorretti, la nostra identità. Ci si è tornati spesso, vi ricordate la legge cristiana dell'Europa, io aggiungo l'elemento a quelli che ho sentito raccontare del fatto che i primi confini dell'Europa sono stati disegnati da monsignori benedettini, il che come al solito ti racconta che l'Europa è una cosa molto diversa dall'Unione Europea, perché loro vogliono anche far passare questo principio: l'Europa è l'Unione Europea. L'Unione Europea non è l'Europa, l'Europa è molto più grande dell'Unione Europea, è molto più antica dell'Unione Europea, è anche molto più solida dell'Unione Europea. Quindi questi signori che stanno lì al Campidoglio, perché sono l'Europa? L'Europa siamo noi, l'Europa non siete voi. E quello che noi dobbiamo fare è riappropriarci della parola Europa contro l'utilizzo distorto che ne fa questa gente, che vuol dire anche tornare a parlare delle nostre radici, della nostra identità, di quanto siamo fieri della nostra identità, perché il problema c'è. Il problema di una islamizzazione strisciante in atto c'è. Erdogan, che qualcuno citava a sproposito come grande, diciamo, presidente del Consiglio, Erdogan qualche giorno fa ha detto cari turchi, cari islamici che state in Europa, fate 5 figli ciascuno, così ci prendiamo l'Europa. E la Turchia, questi geni, fenomeni, la volevano fare entrare in Europa, anche lì siamo stati noi al tempo a dire che non ci sembrava proprio una grandissima soluzione. L'Arabia Saudita e il Qatar lo fanno in maniera un po' più subdola, in silenzio finanziano con milioni e milioni di euro, insomma, con molti soldi, l'apertura delle moschee e dei centri culturali islamici in Occidente. Qual è il problema? Che l'Arabia Saudita e il Qatar sono due nazioni che noi consideriamo amiche, fondamentaliste, che promuovono teorie fondamentaliste del Corano. La teoria wahabita, la teoria salafita, in Arabia Saudita c'è la pena di morte per conversione, per omosessualità, l'abitazione per adulterio, prevista la tortura, non esattamente cose compatibili con la nostra civiltà. Io penso che sia un problema che queste teorie vengano diffuse a casa mia. Io penso che bisogna avere il coraggio di dire che l'Arabia Saudita e il Qatar non possono finanziare l'apertura delle moschee e dei luoghi di culto in Occidente. Mi dispiace. Non
sono io che mi devo giustificare per non voler rinunciare alla mia identità, alla mia cultura. Penso che siano altri che si devono giustificare. Quindi io penso che dobbiamo avere coraggio di andare avanti. Adesso ripeto, con le questioni politiche, noi abbiamo messo insieme questo manifesto in 7 punti, raccoglieremo le firme su questo manifesto, apriremo un dibattito. Siamo molto contenti questa mattinata di essere riusciti a parlare molto di contenuti. Vi ringrazio ancora per essere stati qui e spero che torniate a casa arricchiti, diciamo, di contenuti e anche di coraggio rispetto alla possibilità di affrontare queste questioni. Quindi noi andremo avanti ovviamente su questa strada. La buona notizia è che fuori c'è una cosa che si chiama il gusto della tradizione, che è un villaggio di prodotti tipici, così magari mangiate pure, visto che sono praticamente le 3. Grazie a tutti e viva l'Italia Solana! Thank you.